Isola Futsal contro Don Bosco Academy si gioca al campo della futura Sales di Slargius, super sfida tra le due seconde forze nella massima serie di questa Futsal Champions Cup Serie A. Le due squadre cominciano subito belle aggressive, con l'Isola Futsal che va vicino al vantaggio. Questa conclusione da parte di Langella ben fermata da Pudu, poi la risposta del Don Bosco che si divora letteralmente il gol dell'1-0. Altrettanto pericoloso l'Isola Futsal che al quarto d'ora va sotto. Il gol è quello realizzato dal lato sinistro in area da De Sì, assoluto protagonista di questa prima frazione, andrà a segno altre due volte. Eccolo qui il secondo gol e in rapida sequenza arriverà anche la tripletta. Prima del duplice fischio del signor Cristiano Lias arriverà anche il gol di Ambu, 4-0 per la compagine selargina. Nella ripresa si rende pericolosa l'Isola Futsal con Grieco, è bravissimo Pudu in uscita a dirgli di no. Da quest'altra parte la cinquina della Don Bosco che ormai chiude la partita, tapin facile facile da parte di Gabriele Milia. L'Isola Futsal non ci sta, ci prova con Mossa, la sua conclusione termina sul fondo. Da quest'altra parte il sesto gol della Don Bosco Academy viene realizzato da due passi da Matteo Pastura e non è ancora finita, perché arriva anche la settima rete realizzata dal limite da Pibiri. Nel finale si vede pericolosamente l'Isola Futsal, una pericolosità concretizzata con tre gol, i primi due da Massa, l'ultimo da Langella, lo stiamo osservando in questo momento. Finirà così: Isola Futsal 3, Don Bosco Academy State 1 7. La formazione ospite è la nuova capolista della Serie A, aspettando il Pistoleros.